Pietre d'inciampo diffuse tra le mille strade della grande metropoli che con la loro piccola presenza nell'asfalto, davanti a portoni di case dove non tornarono ebrei, partigiani, resistenti, parlano raccontando solo un nome, una data, una morte violenta, una vita consumata per la giustizia. Tra questi segni, che qualcuno ha avuto anche il coraggio di oltraggiare, da qualche giorno c'è anche la pietra di via Villoresi, dedicata al giovane presidente della FUCI milanese, Carlo Bianchi, ucciso a Fossoli, il 12 luglio 1944, insieme a 66 altri martiri. Per celebrare l'evento e ricordare il 25 aprile, la Fondazione Ambrosianeum non ha mancato di promuovere un incontro, rigorosamente su piattaforma, dedicato appunto a Carlo Bianchi e a molti dei suoi compagni e di tutti coloro che, cristianamente, condividevano la stessa sete di libertà e giustizia. Così Marco Garzonio, presidente dell'Ambrosianeum, ripercorre, moderando l'Assise, la storia della Fondazione nata 75 anni fa. È quello che noi vorremmo trasmettere oggi ai giovani, questa educazione. Ricordatevi, non esistono liberatori, esistono popoli che si liberano. Cioè, quindi far sempre il messaggio della Chiesa, dei preti ambrosiani, delle suore ambrosiane che hanno lavorato in questo senso, era proprio quello della attivazione di questo tipo di responsabilità personale. Da qui l'annuncio della realizzazione di un docufilm dedicato proprio a Don Barbareschi, magari da portare nelle scuole, come vorrebbe Ambrosianeum. Una responsabilità che l'arcivescovo sottolinea nel suo intervento iniziale. Educare è una responsabilità da cui non possiamo dimetterci. Quindi noi commemoriamo non per rappresentare il passato, ma con questa responsabilità di educare il futuro. Un'intenzione ben espressa con l'immagine della pietra d'inciampo. L'intenzione di educare si è espressa ora con l'immagine della pietra d'inciampo. E quindi l'onore che si vuole rendere a Carlo Bianchi è questa pietra d'inciampo che io ritengo possa essere una metafora per la responsabilità educativa, cioè un segno sul cammino nel quale può inciampare chi cammina svagato, randagio, come talvolta può essere una giovinezza. Ecco, una pietra d'inciampo dice c'è qualcosa che ti affronta con la durezza di una pietra, con la sicurezza di una pietra, con la provocazione di una pietra, qualcosa di duro. Quasi un identikit di Carlo Bianchi, quello tracciato dal vescovo Mario. Carlo Bianchi mi sembra un uomo che in questo senso è una pietra d'inciampo, un educatore, perché ha capito con chiarezza una idea, un valore, una fede da praticare, una proposta dunque che interpella, perché ha vissuto la sua fede, la sua responsabilità in una aggregazione, nella FUCI, nell'Azione Cattolica, cioè in un popolo che cammina, e perché proprio questa chiarezza della proposta, questa appartenenza a un'associazione, gli ha dato i criteri per dire sì e per dire no, per dire questo è bene, lo faccio anche a rischio della mia vita, questo è male e non lo faccio anche se sarebbe tanto facile. Poi i ricordi di Pia Maino Uccelli di Nemi, 99 anni, staffetta partigiana delle Fiamme Verdi, figlia del fondatore del Museo della Scienza e della Tecnologia, il papà stesso, la mamma, la cognata, la sorella, tutti resistenti. Era una rivolta particolare, era una rivolta morale più che
di armi, una morte, una rivolta morale contro un sistema, un'epoca, contro un mondo di pensare, di vita che non era giusto, contro un modo violento di vivere. I fondatori del ribelle, quattro sono morti in Germania, e sappiamo come, e gli altri sono stati imprigionati, torturati, eccetera. Sia questo il seme per una Italia migliore, speriamo. Anselmo Palini, professore bresciano, saggista molto noto, ripercorre la biografia di Bianchi e nell'alternanza con la lettura di brani e lettere interpretati da Livia Rossi della Scuola del Piccolo Teatro definisce il mosaico di quel non cedere alla parola indifferenza che è appunto al cuore dell'educazione per le giovani generazioni. La preghiera del ribelle, scritta da Teresio Livelli e riconosciuta nel suo alto valore spirituale anche da resistenti non credenti e comunisti, risuona infine come un monito sempre attuale. Se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente e a quello dei nostri morti, a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la resurrezione e la vita, rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti. Veglia tu sulle nostre famiglie. Sui monti ventosi e nelle catacombe delle città, dal fondo delle prigioni, noi ti preghiamo. Sia in noi la pace che tu solo sai dare. Dio della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi, ribelli per amore. A concludere Carla Bianchi Iacono, figlia di Carlo, nata un mese dopo la morte del padre, che si affida anch'essa alle letture di stralci, partendo da uno dell'omelia del cardinale Schuster per i 67 martiri di Fossoli. Ricordo ancora una delle ultime visite del buon giovane Carlo Bianchi, quando nell'entusiasmo dei suoi 30 anni, qualche giorno prima che fosse arrestato, venne in arcivescovado ad informarmi dell'opera caritativa da lui fondata in mio nome e che volle intitolata La carità dell'arcivescovo.